Buongiorno e benvenuti alla diretta con Indipendenti alla Carica. Oggi siamo con Valentina Ferri, editrice di FVE Editori. Benvenuta Valentina. Grazie mille, grazie per questa ospitalità, sono molto contenta di essere qui con voi. Grazie a te. Allora, iniziamo subito e ti chiedo appunto com'è nata la casa editrice, quindi un po' la storia quindi la fondazione della casa editrice e soprattutto mi ha colpito molto nel sito, nel Chi siamo, leggere che vi definite visionari, quindi con un gusto visionario, ma soprattutto controcorrente. Quindi che cosa significa gusto visionario e perché controcorrente? Allora, partiamo dalla primissimissima domanda. Cioè, siamo nati, e forse quello che ci rende visionari, forse controcorrente, nel periodo come editori di libri del lockdown, dello scorso lockdown, poi ormai ne stiamo facendo tanti, ma comunque nel momento clou dello scorso anno. E quindi in un periodo nel quale davvero era necessaria la visione, ovvero avere un sogno, o qualche bel progetto, qualcosa che ci portasse un po' oltre quel momento che è stato davvero traumatico. Io ricordo, dalla sera alla mattina si chiude tutto, siamo fermi. E quindi la visione, se vogliamo chiamarla, e il progetto nascono dal bisogno di creare qualcosa di bello, che sia una sorta di tramite, di ponte, in questo senso di visione che ci traghetti un po' da un punto all'altro della nostra vita, del nostro percorso. E quindi creare una casa editrice in un momento così difficile, all'epoca poi era tutto veramente chiuso, anche le librerie, che adesso, grazie al cielo, sono sempre rimaste aperte, è stata una piccola sfida. Poi non era di sfide che avevamo bisogno semplicemente di remare controcorrente, nel senso di non farci portare da quella corrente di paura, di spavento, di disincanto che rischiava di farci così. Adesso non dico annegare, ma certamente di darci delle grandi inquietudini. Del resto crediamo e credo che i libri siano controcorrente, non intendo dire di, come potrei dire, di protesta o di. Ma andare controcorrente significa davvero risalirla quella corrente, un po' come fanno i salmoni, no? E dunque cercare di fare un po' come nei sogni, quando si creano cose impossibili o si cammina magari volando. Ecco, quindi la visione e l'andare controcorrente credo che siano indispensabili quando si vuole fare bellezza, e i libri sono una di queste cose belle della vita, secondo noi, immagino anche per voi. Anche per noi. Si è bloccato. Si è bloccato bene. Si è bloccata Valentina, quindi. Si è bloccata. Allora, sento la voce, ma non ti vedo. Ah, io vedo, quindi che si fa? Io Ok, ora ti vedo vedo, ora ti tutto. vedo. Ora ti vedo, è un Guarda che se non mi po'. vede, posso mettere l'immagine del libro. No, ora diciamo ti vedo un po' lento, ma credo che si possa fare. Allora, sì, quindi dicevamo sicuramente anche per noi i libri sono la bellezza e sono importanti. FVE, come leggo qui, è praticamente sta per iniziare dei nomi, quindi dei fondatori della casa editrice, Francesco, Valentina ed Enrico. Però, ecco, è molto interessante quello che dite, perché dite appunto che ci sono diversi significati, quindi formare, valorizzare talenti. Quindi che cos'è per voi, oltre alla bellezza dei libri, la casa editrice? Perché ho visto che comunque fate moltissimi altri progetti. Ah, certamente tutto ciò che si lega alla parola e quindi
In questo senso formare vuol dire creare anche, appena sarà possibile, oltre a farne online, ma dei corsi, certamente non siamo i primi, non saremo gli ultimi, ma per formare di formazione che possono gravitare sempre intorno alla parola e a ciò che alla parola si lega. Il teatro, io vengo anche dal teatro, dal mondo della musica, quindi se vogliamo la musica è una non parola, ma è sempre un linguaggio. Ecco, parliamo di linguaggi. Quindi formare attraverso linguaggi, valorizzare e quindi anche in questo caso valorizzare i talenti, creare e cercare nuovi talenti. Sono giunti in casa editrice, ad esempio, due manoscritti meravigliosi e quindi scovarli, trovarli e valorizzare il talento di questi autori per noi è stata una pura gioia, ecco. E poi essere, perché essere attraverso il verbo, che è la parola, incarnarsi in qualche cosa che è bellezza per noi, almeno per me, diciamo, perché poi alla fine non sto dicendo che è nato tutto da me, però mi rendo conto che ci sono dentro un po' io con quello che credo e penso. È un po' questo, quindi essere, leggere e creare anche dei libri, nella collana Radiante, ad esempio. Magari se credi parleremo, ci sono libri dedicati anche, insomma, alla parte spirituale, alla parte legata un po' alla consapevolezza, alla crescita interiore e dunque in questo senso anche all'essere con la E maiuscola, senza avere la pretesa di diventare o di creare per forza una collana di mistica, però insomma è importante in questo periodo sentire di avere delle radici. E poi potrebbe essere qualunque cosa, fantasia, fantasia, visioni editoriali, insomma, sono lettere che possono prestarsi a quello che si crede, ecco, a quello che si vuole. Se vengono in mente delle cose vuol dire che ci stanno dentro, secondo me. Ed è bello anche il vostro slogan che dice "Indossa il tuo libro". Sì, questo è nato un po' da una serie di associazioni di idee. Perché appunto venendo da una famiglia principalmente di editori, ma poi anche di pionieri della pubblicità visiva, dei video, mi piaceva ricordare che uno degli slogan creati nella pubblicità, parliamo di tanti tanti anni fa, quando c'erano ancora i caroselli e i filmini, perché erano dei piccoli film, dei piccoli corti, c'era questo slogan "Omsa che gambe". Era uno slogan che era diventato di moda, ecco, con le gemelle Kessler. Tu sei molto giovane, per la verità lo ero pure io, ma con queste due gemelle che, ecco. Allora, partendo da questa idea, no, della pubblicità, ho pensato che così come si indossano delle belle calze, comode, eleganti, il libro può essere, scusa, ogni tanto ondeggio, ho un cagnolino, che lo dico perché sai il bello di dire. Un cucciolo che sta cercando di strapparmi due o tre foglie che ho in mano e quindi ogni tanto ondeggio verso il pavimento e verso il muso del cane. No, dicevo che l'idea del libro è quella anche che sia bello proprio come oggetto, bella la copertina, bella la carta, perché credo che il libro possa essere per gli amanti veramente appunto, della letteratura e dell'oggetto. Qualcosa da portarsi addosso, no? Cioè, quando ci piace un libro, abbiamo a cuore di tenerlo con noi, è un po' una sorta di talismano, di viatico. E devo dire che me lo hanno confermato le molte persone con le quali ho parlato, che c'è questo piacere, appunto, del libro. A volte addirittura c'è chi ne è geloso, no? Chi non ne presterebbe mai il proprio libro, oppure. Quindi creare anche un libro da indossare, in questo senso, indossa il tuo libro, perché se è bello, ti piace portartelo addosso. Il libro diventa una sorta di seconda pelle, un po'. E quindi per il momento infatti facciamo libri di carta, ecco. Non Certo, ancora ebook. infatti dei libri, e pensa che quando li compro, soprattutto qui, non li a prescindere dalle copertine, che è ovvio che se sono belle, se è di qualità ancora meglio, però non li metto in una busta, ma li porto così, Vedi, praticamente in braccio. Quindi mi ha dato capisco l'idea. bene.
Sì, te li devi sentire sul cuore, cioè, appunto, tra le braccia. Sono degli oggetti, sono degli amici, sono delle ancore di salvezza. Vabbè, insomma, tutto quello che sappiamo, è inutile dirlo. Prendono degli odori, dei profumi, quindi Sì, infatti. nel Intanto salutiamo tempo. Anna Maria. Oh, ecco, salve Anna Maria, ciao. La ringraziamo, è stata lei, insomma, a farci incontrare, a permettere questa diretta. Anna Maria è una preziosa amica, è un prezioso punto di riferimento. Allora, passiamo allora a questo punto ai libri. Quindi alle collane, tu prima ne citavi una, e quindi appunto raccontaci un po' quali sono le collane, quali sono i libri, quali sono le idee. Allora, le collane al momento sono 4-5. La prima nata è Tramiti, scritto staccato o Tramiti, ed è dedicata prevalentemente alla saggistica, a libri che possono parlare di miti, a libri che diventano miti perché raccontano qualcosa di chissà, forse di speciale, e comunque libri che sono dei tramiti, appunto, così come lo è ogni libro. Quindi abbiamo testo sulla storia, sulla musica e che la musica della letteratura, la musica sulla filosofia, appunto sul mito, e uno degli ultimi, anzi l'ultimo e il primo della collana veramente uscito è Il Nuovo Mondo, Il Mondo Nuovo, manuale di educazione civica digitale di Andrea Saladini Bellandi, che è il primo, è in uscita adesso ed è appunto uno dei primi titoli della collana, E tra l'altro parla del. presenteremo da noi, quindi lo dico, Ah, il tra 17 l'altro. maggio, quindi lo Ecco, presenteremo, insomma. benissimo, questo sarà. Quindi ne parlerà molto meglio lui, l'autore, di quanto non potrei fare io, con tutto l'entusiasmo che ho. Poi c'è la collana visionaria vera e propria, nella quale ci sono sia dei saggi, ma brevi, però sempre un po' legati all'idea che chi li ha scritti lo ha fatto seguendo un po' questa sorta di visione o comunque prevedendo cose che sarebbero giunte, come spesso capita agli artisti che hanno delle antenne speciali, e anche libri di narrativa. Diciamo che i primi che sono usciti lo scorso anno nella collana visionaria sono stati Le solitarie di Ada Negri, un libro di questa autrice straordinaria di cui ricorrevano i 150 anni della nascita, e sono novelle. Poi Tattilismo di Filippo Tommaso Marinetti, che ha avuto un'ottima accoglienza e che è veramente un libro visionario, secondo me, per quello ho pensato di inserirlo nella collana. È un inedito e soprattutto racconta un mondo che sembra il nostro, disabituati al contatto, disabituati a sentirci, a toccarci, a vederci nel modo. Bisogna rieducare un po', rieducarci appunto alla frequentazione dell'epidermide, ecco, mi viene da dire così. E in questa collana ci saranno anche altri libri di narrativa, tra cui uno che magari aspetto a dirlo, però posso dirlo, molto bello, è quella, una delle scoperte dei talenti che dicevo, di una scrittrice rumena che si chiama Liliana Nechita, che uscirà con un libro a maggio, dal titolo L'Imperatrice, un libro molto bello, un romanzo che credo piacerà molto, mi auguro. E poi altri titoli. Poi c'è la terza collana, che invece si intitola Corsetti al rogo. È una collana un po' rivoluzionaria, come potevano esserlo le penne che scrivevano 100 anni fa, prevalentemente femminili, si firmavano con uno pseudonimo come Virginia Tedeschi Treves, in arte Cordelia, perché lei si firmava così, era moglie di un noto editore, Treves, e animatrice di salotti letterari, della quale abbiamo ripubblicato in una versione ridotta, molto carina, divertente, con delle illustrazioni in un volumetto piccolo, un libro che si intitolava Dopo le nozze. In verità noi lo abbiamo stralciato, abbiamo trovato io e Emma Zenzon, che mi ha accompagnata in questo viaggio, abbiamo trovato, io ho lavorato un po' sul limare alcune cose, semplicemente rinfrescarle un po'.
ed è un volume molto carino che si intitola a questo punto I tips di Cordelia, una sorta di influencer antelittera che dà i propri consigli e suggerimenti alle amiche. Infine, e con questo chiudo la quarta, c'è cioè la collana Radiance a cui accennavo prima, che è invece dedicata alla spiritualità, appunto, alla formazione più interiore, e saremo in uscita a giugno, credo, ma penso probabilmente quella sarà la data, con un bellissimo testo di Rudolf Steiner, che oltre che essere un grande studioso è il creatore del famoso metodo scolastico, ci sono numerose scuole steineriane in tutta Italia, ed è stato un grande mistico, un visionario. E il testo che pubblicheremo è molto interessante, devo dire molto atteso, perché mi è capitato di ricevere varie richieste per il libro che compare già nel catalogo, ma che insomma non è ancora uscito. E poi ci sarà forse una collana che chiamerò Gli Oltre, nella quale ospiterò libri che magari non sono totalmente classificabili, ma che o vanno oltre o si spingono oltre o sono oltre le etichette. Ce n'è già uno che sta facendo capolino. Quindi le idee sono molte, l'entusiasmo è tanto, e quindi a volte mi sembra di remare non tanto controcorrente, ma di non avere le sufficienti energie. Poi basta pensare a tutto quello che mi piace e anche a fare incontri come questo, no? Cioè, parlare di cose che piacciono e condividerle è un grande motore che ci spinge tutti, credo, no? Ad andare avanti quando si trovano passioni in comune. Abbiamo un po' le stesse, quindi conti, Sì. E se no non andiamo a parlarne, no? Quindi è molto bello. quindi voi avete aperto appunto durante il lockdown. Com'è stata quindi questa esperienza, l'accoglienza difficile appunto perché non ci sono fiere, perché non è possibile presentare dal vivo? Com'è stata questa esperienza? Ma devo dirti che, e qui mi fa veramente piacere ringraziare Anna Maria, non perché Anna Maria arriva. L'accoglienza è stata molto buona e devo dire inaspettata per quanto mi riguarda, non perché non credessi nei libri con i quali stavamo uscendo, ma non pensavo che quella che era stata un'intuizione, un colpo di intuito, come direbbe Marinetti, fosse azzeccata, ecco, se vogliamo, risuonasse così bene. Lo dico perché Si è bloccata di nuovo. Valentina, ci sono problemi di connessione. Ci sono problemi di connessione. Allora, mi senti? Bloccata. Allora, è uscita, quindi sono rimasta da sola e vediamo se riusciamo a farla tornare. C'è un problema di connessione e quindi sono sola in diretta a parlare. Quindi Sono io, Alberto, eccomi qua. ecco, vuoi fare lo spettacolino? Ora, non so se chiudere. Qua non prende, quello è il problema. Mi sa che se non entra devo chiudere. No.
Perché loro si sono. Eh sì, c'è l'editrice che si è disconnessa perché aveva problemi di connessione. Le ho scritto, adesso l'ufficio stampa ha detto che prova a chiamarla. Quindi solo che io in diretta da sola non è che so che cosa dire, di che cosa parlo. Sta chiamando l'ufficio stampa suo. È inutile che chiamo io. Si sente benissimo, ma sentite ovviamente solo me. Quindi. Vediamo se riusciamo a farla riconnettere. Ma non mi sembra. Dammi un po'. Pronto? Niente, non ho capito perché non mi fa rispondere. No, e non mi fa rispondere alla telefonata, quindi continuo a essere a parlare da sola. Anna Maria, ora forse si sta connettendo. Eccoti. Ecco, mi spiace, io per un po' continuavo a vedere, a sentire, poi si vede che è caduta. Sono nel punto, tra l'altro, in cui Sì, dovrebbe non esserci la maggiore connessione. L'ho scelto apposta perché no, comunque si faccia. infatti ti sei proprio disconnessa e io parlavo da sola, però non ti No. preoccupare. Ora ti sentiamo. Vabbè, vediamo di. Non ti preoccupare, succede, non fa Lo niente. so. Parte. E adesso dobbiamo riagganciarci alla domanda che mi stavi facendo in questo momento. Sì, no, ti avevo chiesto appunto com'è stata l'esperienza di e l'accoglienza della casa editrice in un momento così complicato. Ah, quindi non hai sentito nulla della mia risposta? Quasi nulla. Quasi nulla. No, dicevo che la. No, cerco di accelero, stringo. L'accoglienza è stata molto buona, devo dire anche grazie ad Anna Maria Riva, all'ufficio stampa, che ha fatto un lavoro ottimo e che ha creato, suscitato, devo dire, con i nostri comunicati stampa e i libri azzeccati, evidentemente, un interesse notevole, soprattutto Tattilismo e Ada Negri sono stati molto apprezzati. E quindi devo dire che il debutto è stato molto buono, lo stesso periodo. Negativo da un lato, ma forse in cui c'era bisogno di avere delle notizie buone, no? Cioè di vedere che questo vale per tutti, naturalmente, non soltanto per una casa editrice o per dei libri. Vedere che c'è qualcuno che si inventa una cosa nuova, che non così, è rigenerante. E poi, naturalmente, insomma, da lavorare ce n'è tanto, c'è tanto lavoro da fare e ne siamo consapevoli. Anche perché entriamo in un mondo con grandissime criticità. Mettiamola. Continua sempre il problema di connessione. Si è bloccato di nuovo. Eccoti. No, mi imbarazza e mi dispiace questa cosa. Facciamo un'ultima domanda, non voglio fare io quella che. Sì, Però. no, no, ma figurati, anche ce l'eravamo detti comunque Sì, no, ma di mi dispiace farla. perché è un po' No, dispiace a me che estenuante quando uno non cerca di riesci, seguire. certo, non riesci a parlare ovviamente come vorresti, quindi mi dispiace. No, in No, realtà mi dispiace anche per volevo. te che sei così carina e Non ospitale, che vorrei ti essere. preoccupare, avremo modo di, insomma, ci sarà comunque la presentazione del vostro ultimo libro, sicuramente ci sarà modo di parlarne ancora, di fare, insomma, qualcos'altro insieme. No, l'ultima domanda invece riguarda la grafica e le copertine perché sono molto molto belle, quindi volevo appunto capire come è nata l'idea, che cosa vi siete ispirati, sia al libro, insomma. Non le ho qui al momento per farle vedere, ma sono molto belle.
molto piacere che tu lo dica perché sono appunto, fanno parte di quell'idea del libro, come dicevamo all'inizio, no? Da indossare, nel senso da tenere tra le braccia. Le illustratrici sono due, anzi tre inizialmente perché Tramiti è stata, le prime tre copertine sono state illustrate da Federico Bertot. E poi diciamo la persona che lavora prevalentemente alle illustrazioni perché segue un po' tutto è Francesca Bianchessi che è anche il direttore, la direttrice creativa e poi Lucrezia Frola che sta curando invece quelle dei tips di Cordelia, quindi di corsetti al rogo. L'idea è proprio quella di dare spazio ad artisti giovani con grande talento. E devo dire che abbiamo trovato in entrambe un po' la risposta che cercavamo. Senz'altro Francesca è quella che ha il maggiore impegno e devo dire che ogni volta è una scoperta. Parlo di lei, ma ripeto, anche Lucrezia è molto molto brava e ogni volta ci stupisce. Con Francesca, essendo i titoli così disparati e diversi, quello che mi stupisce ogni volta della sua creatività e del suo talento è il fatto che riesca a passare da temi differenti e utilizzando stili diversi, dal collage alla china, dall'acquarello appunto agli acrilici, ad altre tecniche, con una bravura ineguagliabile, secondo me. E quindi. Anche per me è un po' una scoperta perché le propongo un libro e lei dice adesso ci devo covare un po' su, però sento che sta cominciando a nascere un'idea e poi l'idea prende forma e generalmente insomma, è sempre un buon punto di inizio. Lo stesso accade anche con Lucrezia. Naturalmente ogni libro ha sempre bisogno di essere, cioè ogni lavoro va condiviso, quindi magari si può dire guarda io forse la farei un po' più così, però diciamo quello che loro propongono è quasi sempre, anzi se non dire sempre in linea con. Ed è una parte a cui teniamo molto. Il lavoro sulle copertine è una delle cose, non dico più difficili, però è certamente un grande lavoro, sì, perché non scegliamo delle immagini, seppur belle, ma ogni libro, anche perché poi si sviluppa anche sul retro l'immagine, e quindi l'idea è proprio di un oggetto bello che piaccia e che sia bello anche in sé. Questo. Sono contenta che tu l'abbia detto, che ti piacciano, perché mi piacerebbe che ecco, questa fosse un po' una caratteristica dei nostri libri. Dire, ah, questi qui, ah, beh, sì, sono quelli di FVE perché hanno queste immagini diverse, ripeto, Certo. però curate. Ma sicuramente è riconoscibile, ci vuole soltanto il tempo ovviamente di far conoscere appunto la casa editrice che è giovanissima, però ecco, è riconoscibile e questo lo fanno le copertine, alla fine lo fa il formato, quindi insomma è la parte grafica e secondo me sì, è un ottimo lavoro, è un ottimo modo insomma per inserirvi sul mercato e quindi fare la differenza. Valentina, Bene, sono visti i molto problemi, contenta. insomma, e visti gli impegni, io ti ringrazio per questo tempo. Ovviamente ti invito insomma, a organizzare qualsiasi cosa con noi, siamo sempre disponibili. Grazie E Viviana, ti ovviamente ringrazio intanto di ci cuore, sarà la davvero. presentazione. È E ci stato sarà la bello, presentazione. mi è piaciuta No, questa ma figurati. chiacchierata, perché poi. Sì. Anche se ci sono, scusami, no, le domande, però poi quando ci si vede, ci si sorride, alla fine diventa davvero una condivisione di cose che piacciono ad entrambe e a più che a entrambe, perché immagino che anche chi segue queste dirette sia appassionato come noi e quindi è bello, bello così. Mi fa molto piacere essere stata qua con te questa mattina, a Grazie, sono dispetto di contenta. tutti questi piccoli inciampi. Non fa niente, ti ripeto, ci rifaremo sicuramente. Con piacere. Grazie allora, buon Grazie, martedì e a presto. Conto di grazie a te. A venire presto. anche fisicamente appena possibile, quindi Va benissimo, mi annoto magari indirizzo. lo Vabbè, sarebbe fantastico, sì, davvero, non lo dico per dire. Quindi assolutamente. ci vedremo allora. Va Grazie di benissimo. cuore, saluti a tutti. Di Ciao Valentina, nuovo. grazie.
Ciao Viviana, a presto. Ciao ciao ciao.